l'uomo che sogna è capace di far danzare delle uova grosse come case o di mettere in un paniere delle saette. L'uomo che sogna sa pure come fare per tenere sospesa a mezz'arnia sopra una piccola tavola sgangherata che sembra una capra mummificata una grande montagna che sogna lei di un ombelico e di due ancore di navi. Sono parole queste di Hans Arp, il grande scultore alsaziano, che sembra avere concluso un patto con l'azzardo e con il mistero. Per gran parte dell'anno Hans Arp è tra di noi. Si divide fra le sue tre case, quella di Meudon nei pressi di Parigi, quella di Basilea e quella di Locarno. Tra noi, anzi, di case ne ha praticamente due, quella dove riposa a Solduno e quella dove lo vedete lavorare in via ai marmi, negli studi che Remo Rossi ha allestito per gli amici artisti. Le mani di Hans Arp inseguono, amorose e inquiete, l'astrazione e la poesia d'una forma. Secondo Jean Cassou, il segreto della scultura di Arp è questo. Nascono dalle sue mani forme che sembrano cieche e che pure sono ben determinate. Si innalzano perfette, grandi come monumenti, e compongono un universo immenso e straordinariamente diverso nella sua unità. Le anima un'ingenua energia che curva le loro masse lisce e candide e suscita, in questo movimento di esplosione e di rotazione, tanto commovente quanto quello della vita vegetale o animale, delle carezze appena sensibili d'ombra e di luce. A questo universo s'attaglia una sola parola: purezza. È un universo puro, come tutto ciò che noi immaginiamo della coscienza biologica anteriore, come tutto quello che ancora resta nel regno delle origini. Hans Arp lavora, come si diceva, a Locarno, dando vita ad un ambiente che, con un po' di fantasia, può ricordare il Bateau Lavoir o la Ruche della Parigi di prima della guerra del 14, culle di tanta arte moderna. Il marmo che adopera è nostro, viene da Peccia, in Alta Valle Maggia. È certo che l'arte di Hans Arp sconcerta gran parte del pubblico. Non è una copia della natura, ma una pura invenzione. Ma è altrettanto certo che Arp deve essere considerato con Zadkin, Giacometto, Lipsitz, Calder e Moore uno dei grandi scultori del nostro tempo. E c'è da essere lieti che abbia eletto a domicilio la nostra terra. La sua casa è a Solduno, al Ronco dei Fiori, che s'affaccia sulla Maggia e sull'Osone, tra pergole di vite, cespugli ornamentali e boscaglia. Un paesaggio tutto nostro, che l'artista ha popolato delle sue opere. E in questo quadro, in questa specie di paradiso terrestre in XVI, sembrano ancora più vere le parole che Hans Arp ha scelto per dire della sua arte. La mia è arte concreta, ed è arte elementare, naturale, sana, che fa sbocciare nella testa e nel cuore le stelle della pace, dell'amore e della poesia. Dove entra l'arte concreta, esce la malinconia, trascinando le sue valigie grigiastre, stipate di pensieri cupi. Anche la casa di Hans Arp testimonia della vita fervida d'un artista. Ci sono le sue opere anche qui e ci sono soprattutto le opere o i ricordi di artisti che gli sono stati vicini. È un piccolo e favoloso museo. Un quadro di Sophie Teuber. Dei piccoli bronzi di Arp ai quali lo scultore sembra particolarmente affezionato. Un prezioso collage di Hans Richter, dedicato a Sophie Teuber, prima moglie di Arp e famosa pittrice. Una curiosa fotografia di Arp scattata a una biennale veneziana. Altre opere di Arp.
un dipinto di Max Ernst. Un ritratto di Arp eseguito da Modigliani nel 1915 in occasione di un incontro con Max Jacob e Picasso. Un'altra composizione di Sophie Teuber. Un magnifico dipinto di Fernand Léger. Un quadro di Francis Picabiat intitolato Magneto. Un'opera del pittore e fotografo nordamericano Man Ray. Un collage di Kurt Schwitter. Un'altra composizione di Sophie Teuber. Un'opera recentissima, un ritratto di Arp eseguito dallo scultore statunitense Calder. Io credo, Vercellotti, che varrebbe la pena di fare una domanda che magari è un po' banale al signor Arp, di domandargli come mai ha scelto il Ticino per venire a abitare, sei d'accordo? Appunto, e dico, come mai lei ha scelto il Ticino? Come si scrive, vous êtes établi ici, vous avez choisi notre pays. Eh bien, j'étais déjà, pour ainsi dire, presque comme enfant, je suis venu ici. C'est-à-dire, j'avais peut-être 19 ans ou 17 ans, 18 ans. Alors je suis venu déjà au Tessin, je connais le Tessin depuis longtemps. Et surtout ce que je vous disais depuis longtemps, c'est que c'est l'un des plus beaux pays en Europe. Alors qu'est-ce que, il n'y a rien à faire, il n'y a pas des grandes philosophies à faire là-dessus. On a beaucoup admiré, Monsieur Arp, votre maison et votre merveilleux jardin. Oui. Il s'agit de deux anciennes maisons que vous avez pratiquement reconstruites. C'est-à-dire par l'extérieur est resté tel que un monsieur qui les a déjà transformées, c'était un Anglais. Je l'ai laissé dans l'état tel que je les ai achetés. Mais à l'intérieur, c'était dans un état affreux, parce qu'après que ce monsieur et cette dame anglaise sont partis, il y avait des espèces de ciganes qui ont habité là-dedans et qui ont sali l'histoire d'une façon honteuse, n'est-ce pas ? Alors il fallait tout, on a arraché tout ce qui était dedans, parce que c'était vraiment souillé, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas de cabinet, n'est-ce pas ? Alors ces gens ont fait... Et vous travaillez où ? Eh bien, je travaille la même chose que vous voyez ici, n'est-ce pas ? J'ai à Paris. Oui. Je travaille à Meudon. À Meudon, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, ça se compose de deux maisons que j'ai achetées. Oui. D'abord, j'ai construit une maison, ça c'était assez longtemps. C'était la première maison que j'ai construite, c'est-à-dire c'était 1925. Et les pierres ? Et les pierres sont d'ici ? Oui. Sont de la région. Non, la chose à Meudon. À Meudon. Non, de oui. Mais nous avons vu hier une pierre de cristallina de Pecha. Du marbre d'ici, de la vallée, de la haute vallée Maggia. Ah, chez moi là, en oui. Mais ça, c'est une autre chose. C'est naturellement chose. Là. Je prends les marbres, les plus beaux marbres que je trouve ici. Oui. Écoutez, mais Hugo Ball aussi, il était en Suisse. Vous l'avez connu en Suisse ? Non, j'ai fait la connaissance de tous ces gens en 1914-15. Oui. 15, à l'époque de Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire. C'est mieux qu'on le nomme comme ça qu'avec Dada. Tout le monde dit Dada, et une fois il dit Dada le chien, une fois il dit Dada les nuages, Dada. Le Cabaret Voltaire s'est trouvé à Zurich, en Spiegelgasse, numéro 1. Oui. C'était une brasserie. Oui. C'était un bonhomme hollandais qui avait là un petit restaurant. Un petit restaurant. Et une grande salle. Oui. Et je ne sais plus qui a découvert ça, mais bref, on était décidé de prendre cette salle. Oui. Et la parole d'Ada fut trouvée avec Larousse, non ? Un dictionnaire Larousse avec Je crois, Richard Hülsenbeck. Et Hugo Ball. Mais ça, il faudrait demander, vous voyez, peut-être je me trompe, moi je n'ai pas assisté à ça. Quando lo si interroga sul movimento dadaista, Hans Arp si trincera dietro una serie di se e di ma. Diventa misterioso, insomma, anche se è arcinoto che con quelli di Dada fu in prima fila. Ma forse lo fa apposta.
I primi gesti compiuti dal gruppo di letterati e di artisti che assunsero il nome di dadaisti servono benissimo ancora oggi a indicare il gusto della beffa, dell'azzardo illogico e della rivolta irriverente che animava quel gruppetto di intellettuali seduti a Zurigo un certo impreciso giorno del 1916 attorno a un tavolino da caffè. Il poeta romeno Tristan Tzara, gli scrittori germanici Hugo Ball e Richard Hülsenbeck e lo scultore e pittore alsaziano Hans Arp avevano deciso di fondare un locale che servisse come club letterario, sala di esposizioni d'avanguardia, teatro di varietà, libero da tutti i limiti di censura e di convenienza, e lo apersero nella Spiegelgasse al numero 1 nella vecchia città gotica vicino alla Limmat, dandogli il nome di Cabaret Voltaire, prendendo a partito con parecchia ironia il pensatore illuminista. Si narra che quei giovani artisti in rivolta si fecero portare i volumi del dizionario Larousse, che li apersero a caso e che, sempre a caso, misero il dito su una parola insignificante del gergo infantile, dada, e da questa parola trovata si battezzarono dadaisti. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale aveva portato nel nostro paese molti esuli d'ogni parte dell'Europa, dai dinamitardi e rivoluzionari ricercati dalle polizie, Lenin compreso, che abitava proprio nella Spiegelgasse a pochi passi dal Cabaret Voltaire, agli intellettuali ribelli di ogni legge e conformismo. In questo clima libertario si comprende non solo l'atroce ironia verso se stessi di quel titolo occasionale e balbettante di Dada, ma anche gli atti più inconsulti e sprezzanti, da quel nome dell'illustre filosofo francese messo a insegna del cabaret, al gesto di Marcel Duchamp che disegna un paio di baffi sotto il naso di una riproduzione della Gioconda leonardesca per il gusto di sconsacrare con uno sberleffo un capolavoro dell'arte rinascimentale. Di quelle lontane battaglie artistiche Hans Arp non ama parlare, ma conserva come ricordi preziosi le opere degli amici dadaisti e qualche vecchia fotografia. Eccolo nella sua casa di Meudon con la moglie e con il poeta Tristan Tzara. La sua è una vecchiaia fervida e feconda. Divenuto uno dei più grandi scultori contemporanei, si applica ancora, proprio come ai tempi di Dada, alla poesia. Questa sua composizione è recente, del 1961, Une Ronde, che traduciamo liberamente dal francese. I paracarri rovesciati del paradiso giacciono tra nuvole pietrificate. Ragni grigi dai pensieri grigi vegliano su baci mummificati. Scheletri in livrea innalzano aquiloni nell'azzurro. Immense spugne d'acciaio tossiscono e folgorano ombre umane fuori dalle loro trachee arterie. Un cacciatore di nubi. Dove siamo? Dove andiamo? Scendiamo sempre più in basso, saliamo sempre più in alto. Più alto del basso nero, più basso dell'alto nero. Armi imbalsamate, cediglie intrinseche e bambole celesti in azzurro cielo passeggiano attraverso questa vita, tenendo nelle braccia piccoli alberi dal bianco sangue. E c'è una chiusa, e c'è di che farla lavorare. Cappelli a cilindro salutano trampolieri in pantofole che scendono dal loro letto bagnati dalle proprie lacrime. Pizzi di cerbiatta al limite di una foresta. Su un piumino d'angeli l'astro apre gli occhi. Verrà forse un giorno in cui crederemo di scorgere all'orizzonte la grande bellezza. Verrà forse un giorno in cui noi canteremo di concerto con le stelle senza rughe e le ghirlande senza rughe e il vuoto pieno di rose e i giorni senza rughe e l'eternità senza vuoto. Il muggito dell'acqua mi risvegliava. Ero circondato di canali nei quali galleggiavano grandi sigari oppure uomini avviluppati in fogli di stagno.
L'impegno è quello di natura antica, di sempre, che caratterizza l'artista alle prese con se stesso e con la realtà poetica che va elaborando. Anche se si tratta di Jean Arp, uno dei maestri contemporanei che più di ogni altro si è affidato alla magia delle forme naturali. L'eleganza, la purezza delle sue opere non devono trarre in inganno. Sono il frutto di una cura attenta e rigorosa e sempre di una scelta che comunque separa dalla confusione del tutto l'oggetto che si carica di significati poetici, esprimibili solamente nei termini irripetibili di una forma unica ed esemplare. Arp è nato a Strasburgo nel 1897 e perciò si capisce perché vi è chi continua a chiamarlo Jean e chi Hans. Ma in effetti l'artista predilige la Svizzera, dove si è stabilito sin dal 1907. Ed è proprio nel nostro paese, a Zurigo, che fonda nel 1916, con Tristan Zara, Hugo Ball e altri, il movimento dadaista, che costituì una violenta presa di forse più morale che estetica, ma comunque esplosiva nei confronti di un mondo irretito da quegli schemi mentali che avevano, fra l'altro, portato l'umanità alla sanguinosa e assurda guerra di quegli anni. Oggi è passato tanto tempo, ma resta in lui l'anticonformista carica vitale di sempre. Per capirlo, basta osservarlo. Si l'ambiance sinuosa è stimolante per il vostro lavoro. No, ma così, è troppo drôle. On la mette trop souvent, si sa. Oui, oui, très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire c'est bien haut ici. Mais non, écoutez, ça va pas. Mais vous voulez, mais pourquoi? Mais c'est pour De Gaulle que je dois parler. Là, tu as dit ça pour les autres, alors, à trouver. Mais c'est déjà dedans, maintenant, dans votre boule. Non, non, oui, tout ça, c'est dedans. Tu fais des blagues, genre, il faut être sérieux. Oui. Maintenant, dis quelque chose. Où veux-tu t'asseoir, là, sur ce banc? Ça, c'est un appareil pour traire, vous savez. Pour apprendre à traire, comme ça. Le voilà, vous voyez. Maintenant, asseyons-nous. Sont remplis de rubans noirs. Sur leur langue longue, on donne des concerts aux couleurs endormies. Des concerts comme les vrombissements des hélices de la lune qui chassent le soleil de miel. Je ferme les yeux et j'ouvre les fenêtres. J'ouvre la bouche et ferme la porte. La moisson métallique carillonne dans ma tête. Bravo, c'est très beau. Jean Arp abita a Solduno. La maturità gli ha portato fama e riconoscimenti ufficiali che dimostrano come la società cerchi di amorosamente recuperare il suo antico detrattore. Ed ecco il premio alla Biennale di Venezia, gli incarichi dell'UNESCO, le facciate dei palazzi nel Venezuela e nel Brasile. Questo è forse il destino di tutti i rivoluzionari che sopravvivono alle loro rivoluzioni, dei nemici delle accademie quando vengono fatti accademici. Un rischio che Arp riesce tuttavia a sventare perché la sua più vera libertà gli rimane ed è fatta di poesia. Les pieds de porcelaine se balancent sur des trapèzes d'or. Des colonnes siamoises pleurent des larmes de maillot. Parce qu'elles tombent toutes les minutes de leur soucoupe d'os. Wären sie einen mit ihrer rechten Hand, mit ihrer rechten Hand, mit ihrer rechten Hand, auf ihre linke Hand, linke Hand, auf ihre linke Hand, mit ihrer rechten Hand, und mit ihr. I
In questi giorni le cronache hanno parlato ampiamente del suo munifico dono, del tangibile segno di gratitudine alla sua patria di adozione, manifestato da Arp nel cedere tante sue opere alla città di Locarno e creando così nel Ticino il nucleo di una raccolta d'arte moderna di singolare importanza. Oltre alle opere di Arp, nella collezione figurano quelle di alcuni suoi amici come Janko, Passarelli e Kolder e della sua prima moglie Sophie Teuber. Altri artisti di grande nome come Kemeny, Bissier, Valenti e Magnelli hanno donato loro opere alla città di Locarno. Molta commozione ha accompagnato l'avvenimento e tanta ne era espressa nelle note dell'Arpiade, la composizione del celebre musicista Vogel su parole di Arp eseguita nell'occasione. Nell'atmosfera suggestiva e carica di memorie e di palesi segni di civiltà del castello di Locarno, l'arte del nostro tempo è entrata senza stridori, senza che si sia creata alcuna dura dissonanza. Perché non avremo certo paura di rischiare un luogo comune dicendo che l'arte vera, la poesia vera, sono in realtà senza tempo, sempre giovani e essenziali, come la limpida opera di Arp. In ogni sua scultura, in ogni suo lavoro, si manifesta l'esattezza di una risolta equazione lirica, la capacità d'ordine che giustifica l'uomo nel disordine che lo circonda e alla quale forse più spesso dovremmo affidarci anche noi, lasciandoci condurre per mano dal poeta, in questo caso da Jean Arp. Die Scheiße!